Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 73. Non ci posso credere. Sara ci voleva uccidere. Guardai Est pietrificato, eppure lei era parecchio scossa. Sara, che ci facevi in camera mia con un coltello? Ma sei pazza! Papi, non puoi capire. Scusami. Mi sono stancato delle tue scuse. È meglio che ti porti in un centro psichiatrico. No, 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 ti prego, papà! Mi dispiace, ma è per il tuo bene e per quelli che ti stanno attorno. La gente se ne andò e nel frattempo preparavo la valigia per mia figlia. Non smettevo un secondo di piangere. Anche io ero triste per lei, ma non posso fare altrimenti. Ha bisogno di cure, non è normale che vaghi nel mezzo della notte ed entri così in camera mia con un coltello in mano intento ad ucciderci. Non lo permetterò. La presi di peso e la misi in macchina insieme alla sua valigia. Dopo mezz'ora arrivammo nel centro. Entrammo e ci accolse un'infermiera. Gli spiegammo la situazione e non ci pensò due volte a cercargli una stanza. Salutai mia figlia e tornai a casa. Teo, che cosa hai risolto mandandola in quel posto? Oh, fammi pensare. Ho risolto il fatto che non moriremo per causa sua. Hai visto pure te quel monitor? E hai visto che era pronta a farlo se non fosse per quel capo? È vero, scusami. Andiamo a dormire, domani penseremo a qualcosa.